L'avviso di deviazione dalla corsia di marcia corregge la traiettoria del veicolo quando si sta per superare involontariamente una linea continua o discontinua, grazie alle informazioni raccolte dalla telecamera montata sul parabrezza. Se la funzione avviso di deviazione dalla corsia di marcia è attiva, le linee sinistra e destra vengono visualizzate in grigio sul quadro della strumentazione, accompagnate da questa spia. Se la telecamera non rileva né una linea continua né una discontinua o il bordo della strada, la spia e le linee sul quadro della strumentazione rimangono grigie. Se viene rilevata una linea, la spia e le linee vengono visualizzate in bianco. Se la telecamera rileva solo una linea, tale linea viene visualizzata in bianco sul quadro della strumentazione. Si noti che il rilevamento funziona a una velocità compresa tra 70 e 180 km orari. Quando si sta per superare involontariamente una linea o il veicolo si avvicina al bordo della strada senza aver attivato l'indicatore di direzione, la telecamera rileva questo rischio e attiva il sistema, che agisce sul volante per correggere la traiettoria. Questa spia e la linea interessata sul quadro della strumentazione diventano gialli. Se la funzione rileva che la correzione della traiettoria sta impiegando troppo tempo, la linea interessata lampeggia di giallo sul quadro della strumentazione e viene emesso un avviso sonoro che avvisa il conducente che si sta per attraversare la linea nonostante la correzione in corso. In questo caso, è necessario correggere la traiettoria da soli. Il segnale acustico rimane e la linea interessata lampeggia fino a che viene ripristinata la traiettoria corretta. Se, nonostante la correzione della rotta, l'avviso di deviazione dalla corsia di marcia non è riuscito a evitare il rischio, questa spia, insieme alla linea barrata, diventerà rossa sul quadro strumenti. Il sistema inoltre invia un avviso tramite una vibrazione nel volante per richiedere al conducente di riprendere il controllo del veicolo. Infine, se durante l'azione di avviso di deviazione dalla corsia di marcia la funzione rileva che le mani non sono sul volante e che non si è agito sul volante, sul quadro strumenti compare questa spia, accompagnata dal messaggio "mantenere il controllo" e da un segnale acustico finché non si è ripreso il controllo. Per attivare l'avviso di deviazione dalla corsia di marcia, premere questo pulsante fino a quando sul quadro strumenti non compare il messaggio Lane Keeping attivato. Questa spia e le linee grigie sinistra e destra confermano che la funzione è stata attivata. Per disattivare l'avviso di deviazione dalla corsia di marcia, premere nuovamente questo pulsante finché sul quadro strumenti non compare il messaggio "aiuto al mantenimento della corsia disattivato" e la spia e le linee scompaiono. Si noti che disattivando la funzione avviso di deviazione dalla corsia di marcia, si disattiva automaticamente anche la funzione spia deviazione dalla corsia di marcia. Per un maggior comfort, è possibile regolare alcuni parametri come il livello di vibrazione del volante e la sensibilità di rilevamento della linea. Nella schermata Easy Link selezionare impostazioni. Veicolo. Ausili alla guida. E infine corsia. È possibile scegliere tre livelli di sensibilità: presto, standard o tardi. Se si imposta la sensibilità di rilevamento linea su ritardata, la linea viene rilevata solo quando viene attraversata. Con l'impostazione di rilevamento standard, l'avviso viene emesso quando ci si avvicina alla linea. Con l'impostazione anticipata, invece, il conducente verrà avvisato quando si avvicina alla linea. Infine, a ogni avvio del motore, la funzione mantiene le impostazioni effettuate allo spegnimento del veicolo. Se la funzione è stata attivata, rimarrà attiva all'avvio successivo. Per il corretto funzionamento del sistema, assicurarsi di mantenere puliti e correttamente funzionanti telecamera e parabrezza.
In determinate condizioni, ad esempio con scarsa visibilità o curve a gomito, la funzione può essere temporaneamente non disponibile. In questo caso, le linee e la spia vengono visualizzate in grigio. Si noti che la funzione avviso di deviazione dalla corsia di marcia non è operativa durante la retromarcia. La funzione deve essere disattivata quando si guida con un rimorchio o se si entra in un'area con diversi segnali stradali, ad esempio in caso di lavori stradali. Se sul quadro strumenti compaiono questa spia e il messaggio telecamera anteriore da controllare, significa che la funzione avviso di deviazione dalla corsia di marcia ha rilevato un guasto. Contattare un rappresentante Renault per risolvere il problema. Infine, si noti che la funzione avviso di deviazione dalla corsia di marcia non deve sostituire la vostra vigilanza. Non deve sostituire la vostra vigilanza di guidatori. Prestare sempre attenzione alle condizioni di traffico e alle aree circostanti.